noi andiamo a pensare qua, a quali sono i motivi per i quali un paesaggio diventa quello che è, molto spesso ci scontriamo con la volontà che determinate autorità politiche hanno avuto nel corso del tempo di rappresentare se stesse. Un esempio molto classico, forte, abbastanza, come dire, presente nella letteratura sono i paesaggi urbani. Molto spesso i paesaggi urbani sono la risultante di come un'autorità politica ha deciso di rappresentarsi, ponendo monumenti, costruendo, come dire, impostando una pianificazione che rispecchiava fortemente il progetto politico che stava alle spalle di questa autorità. Ad esempio Bolzano è un esempio abbastanza chiaro, ciò che Bolzano è diventata dopo l'annessione al Regno d'Italia è un esempio abbastanza chiaro. Però non solo le forme paesaggistiche urbane, ma il paesaggio in generale è molto spesso la risultante di un'imposizione di un'autorità politica. Questa linea, dopo lo vedremo meglio, è diventata il luogo nel quale queste autorità politiche hanno deciso di rappresentare la loro forza, il loro messaggio, il loro discorso nel modo più chiaro e più forte possibile. In quel modo, grazie a questo, come dire, passaggio, il confine meridionale del Trentino è diventato un luogo nel quale è stato costruito, almeno dalla fine dell'Ottocento ad oggi, un paesaggio che non ha, come dire, uguali in forse nessun altro luogo d'Europa in modo così chiaro. Cioè un paesaggio che testimonia chiaramente quali fossero le volontà politiche dei contendenti nel caso della Prima Guerra Mondiale su quel territorio. Come l'elemento caratterizzante di quel territorio, perché eravamo una terra di confine, per cui vediamo che questo confine che abbiamo definito come relitto di fatto persiste ancora nell'immaginario come tratto distintivo, però appunto persiste. Nuovi artefatti che riproducono un nuovo immaginario, per cui ad esempio il messaggio portante di tutta questa serie di iniziative è quello, ad esempio, dalla guerra alla pace, per cui come riconvertire non soltanto, come dire, le location in location che sono destinate ad un'altra funzione, per cui non soltanto il forte che diventa, come dire, il luogo in cui si andranno a fare ad esempio delle mostre piuttosto che altre iniziative, ma appunto un messaggio completamente rinnovato dei segni che sono presenti su questo territorio. Quindi era anche un politico che ha avuto un ruolo molto importante in Alto Adige, ma non solo in Alto Adige, anche in Europa, in Italia, in diversi paesi dei Balcani, fino, diciamo, alla sua fama aveva raggiunto anche al di là dell'oceano. Dai racconti che Alex fa di sé, mi viene proprio in mente questa cosa che da bambino lui aveva proprio già capito tutto, no? Aveva già capito qual era la situazione e si era dato una missione. Si era dato da piccolo una missione. La missione è quella di capire cos'è questa cosa di questi confini, di queste regole non scritte, del divieto di parlare, del divieto di ribangare cose pesanti e di usare la parola, insomma, come arma per comprendere, per spiegare